Oh, bentornati su Technology.net, io sono Federico e oggi parliamo di un drone molto interessante, anzi di un quadricottero interessante di casa Aoki. È un quadricottero economico, per economico intendo che costa sotto i 50 euro, vi viene venduto insieme al suo controller che prende più o meno fino a 60 metri, penso, altre 4 eliche di ricambio e complessivamente funziona abbastanza bene. Andiamo a scoprire un po' i pregi e i difetti in questa breve recensione. Partiamo dalla qualità costruttiva. Ovviamente non aspettatevi un drone particolarmente ben fatto perché è costruito in policarbonato molto morbido, anzi molto flessibile, volevo dire, sentite. Il rumore quindi non è di solidità estrema e i piedini sotto sono dei in pratica dei listelli di gomma che vanno ad attutire l'impatto. Ho preso parecchie botte in questa in questi giorni di prova con questo drone ha resistito bene. L'unico problema è che una volta che voi andrete a colpire un oggetto con le eliche che non hanno dei bumper di protezione, voi dovrete andare quasi sempre a ricalibrarlo perché comincerà a pendere un po' da qualche parte. Si vede che i motorini, una volta che prendono i colpi, si starano, tra virgolette, dall'impostazione di default. Per il resto, secondo me, è costruito però bene, anche se un po' cheap, perché come ho detto è resistente, ha queste luci verdi davanti e rosse dietro che vi fanno capire l'orientamento del drone anche quando state in volo. Quando vedete il rosso vuol dire che lo avete alle spalle, quindi è posto ovviamente dritto rispetto a voi e potrete controllarlo normalmente col pad. Quindi quando vedete le luci rosse, se premete avanti lui andrà avanti perché il fronte è il verde. Più difficile a spiegarsi poi che a applicarsi in pratica. Sono presenti ovviamente quattro motorini delle quattro eliche che fanno abbastanza rumore, sentite. Questa era la massima potenza e alla massima potenza devo dire che sale parecchio, è molto potente perché anche la salita è molto rapida se mettete al massimo il pad direzionale. Quello che non mi è piaciuto è la stabilità in volo rispetto ad altri droni che abbiamo provato, come quelli di Parrot. Ovviamente la qualità è nettamente inferiore e la stabilità in volo è molto più precaria, però capite, bisogna tenere sempre in considerazione che parliamo di una differenza di prezzo di oltre 100 euro, quindi è ovvio che ci siano delle differenze. Però ha un accelerometro interno, anzi un giroscopio, quindi quando ad esempio state partendo da una superficie in pendenza, lui regolerà le eliche per farlo salire comunque dritto. Insomma, comunque la tecnologia c'è. Dentro la scheda si alimenta attraverso delle batterie da 3,7 volte, ve ne verrà data in confezione una, ma io ne ho comprate altre due. Su GearBest ha una cifra ridicola, 2,50 l'una, quella è da circa 800 mAh, questa è da 700 mAh, 3,7 volt, che hanno questo attacco da modellismo, è un attacco classico che si usa per i radiocomandi in modellismo e le trovate a cifre veramente ridicole. Con una batteria carica voi andrete più o meno a 10 minuti di volo abbastanza tranquillo, quindi comprando le altre due batterie, spendendo altri 5 euro, avrete mezz'ora di volo molto tranquillo e la ricarica avviene attraverso il cavo in dotazione USB tipo A, quindi potete collegarlo al computer o a un caricatore multiplo come sto facendo io. Parliamo un attimo del controller, il controller che funziona con quattro batterie stilo le AA. Io lo sto usando da un mesetto e non si sono ancora scaricate, mi dà due tacche su quattro, quindi il controller va benissimo, funziona bene devo dire perché è un controller a quattro canali. Non ci sono state mai interferenze in questi giorni, nonostante ovviamente in zona ci siano wifi e cose varie, quindi resiste anche bene alle interferenze. L'unica cosa che non mi è piaciuta molto è la taratura. Ha
Allora, gli stick funzionano bene, sono abbastanza contrastati. Peccato che lo stick dell'acceleratore non ritorni in posizione da solo. Questo vuol dire che una volta che lo portate verso l'alto, lui rimarrà là e dovrete ritirarlo giù con il dito. Insomma, non è proprio sicurissimo nel caso in cui, ad esempio, lo muoviate accidentalmente, come può succedere effettivamente. Come stavo dicendo, la taratura non mi è piaciuta tanto perché come funziona? A seconda del lato in cui tende il vostro quadricottero, quindi se tende verso destra o se tende verso sinistra, avanti o indietro, voi dovrete selezionare questa levettina qua, spostandola nel verso opposto. Quindi ci sono due levette, una per avanti e indietro, una per destra e per sinistra, e a seconda del lato in cui tende il vostro quadricottero, voi dovrete premerlo. Non ha un sistema di auto setup da terra, e quindi questo può essere un po' scomodo perché alla fine, prima di ogni volo, dovrete andare a impostarlo. Quindi per concludere vi sottolineo quanto secondo me, se volete introdurvi a questo ambiente, questo fa per voi perché costa pochissimo, funziona bene, non è un quadricottero giocattolo di quelli piccoli così, perché come vedete le dimensioni sono molto molto generose, dovrebbe essere un quadrato da 18 centimetri, insomma per cominciare anche può essere positivo. Vi ricordo però di stare molto attenti con i bambini, oppure se lo lasciate in mano di persone poco esperte, perché non ha dei bumper intorno alle eliche e questo può essere pericoloso.